Ciao a tutti, eccoci qui. Io sono, anzi, noi siamo MM8 e Claudio, mio padre, eccolo qui a fianco Ciao a a me, tutti. come tutti i venerdì. Sì, questa sarà per il momento, perché speriamo comunque presto di tornare a San Siro, visto che è più di un anno che non ci andiamo. Per il momento è l'ultimo video della serie delle magliette, perché poi sono finite quelle che abbiamo. E capite bene che anche se dovessimo già tornare alla prima di campionato e anche se dovessero darmi subito una maglietta, insomma, fare un video con una maglietta sola, a nostro parere, sarebbe un po' inutile. Quindi aspetteremo di avere quantomeno 10 magliette nuove da farvi vedere, che ci vuole magari a volte anche un campionato intero. Confermi, pa? Cosa? Confermo, confermo. Confermi, infatti. E prima di cominciare, però, io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di seguirmi su Facebook e Instagram, seguire le playlist di Spotify e ascoltare Dedi Radio. Prima di farvi vedere le magliette di oggi, vi volevamo far vedere un video di molti anni fa. Un po' di Dovrebbe anni. essere il 2009, sì, perché il campionato 2008-2009, il primo di Mourinho, quando c'era anche ancora Ibra, dove ci siamo noi alla Pinetina, appunto, con Ibra. E poi tutti gli altri che fanno allenamento, e poi Mourinho quel giorno ci aveva anche invitato a pranzo, e quindi si vede noi che mangiamo, e a un certo punto lui che arriva e lì si ferma il video, e ve lo vogliamo far vedere. Andiamo! Lì fermo il video perché mi spiaceva riprendere mentre si mangiava. Sì, vabbè, Non era carino. infatti, a parte questo, guardiamocelo. No, non ci vado oggi, Ah, perché oggi. arrivo qua alla Pinetina a salutarvi tutti. Ah, ok. Meglio andare qua, no? E te quando ti alleni poi? Adesso faccio un po' allenamento e poi. E domenica così non si gioca? Andiamo Non dopo si gioca, un tennis. no, perché c'è nazionale. Sì. Quando c'è nazionale di club hanno libero. Faccio l'allenamento dopo. A dopo. Ciao, ciao. Ciao qua. Ciao, Pi. Come sai, ho perso sempre e sono Lo so. Prima hai caduto il ballino, tirati su. La testa di Mourinho mi mangio un bel panino buono. La mangiare. Papà. Il tavolo del mister. Bene, quindi abbiamo visto il video alla Pinetina con Ibra e con Mourinho, che era il primo anno di Mourinho, appunto il suo primo anno, perché due ne ha fatti, così come Conte. Però Mourinho direi che, con tutto il rispetto per Conte, ha vinto molto di più, no? Che dici te, pa? Eh sì, ha vinto molto di più. E oltre Ibra e Mourinho abbiamo visto anche un Matteo un po' di anni fa. Un Un MM8 MM8 bambino, piccolino. eh sì, che aveva 13 anni. Eh sì, più o meno sì. Certo, Bene, possiamo partire con le magliette? Io direi di sì, tu, pa, che dici? partiamo con la prima. Allora, la prima
di un ragazzo che io non ho trovato neanche la foto, è un certo Schelotto. Ci tenevo a far vedere questa maglietta perché in quella, sì, partita, lo vogliamo raccontare. In quella partita che era, tra le altre cose, un derby, no? Se non sbaglio, qua, sì. Quando è entrato Schelotto si perdeva 1-0, cioè 0-1 perché il derby in casa. E io mi ricordo che ho detto, Matte, ti ricordi? Io ho detto, sì, no, sì, stiamo Schelotto, perdendo, entra Schelotto, non pareggeremo mai. Sono passati neanche 2 minuti. Pronti via, gol, e Schelotto, di Schelotto, manco dirlo, ha segnato. Ha fatto un gol. E allora, anche se non ho trovato la foto, ho cercata per 2 giorni, ci tenevo a farla vedere. A far vedere la maglietta e raccontare questo aneddoto. Questo aneddoto. Sì. Un altro ragazzo di colore con un nome storico, Pelé. Ma non è il Pelé che tutti non è quel Pelé che immagina, insomma, anche perché negli se anni fosse... 70, nel 70 ci ha fatto perdere il mondiale. No, non è quel Pelé lì. Appunto, se sarebbe però anche, un'altra, anche l'Inter ha avuto un'altra suo epoca. Anche l'Inter ha avuto il suo Pelé. E stiamo parlando di un bel po' di anni avanti. Sì. Ora, l'altra volta avevamo fatto vedere la maglietta di Jesus della Roma e questa Roma, e questa volta e questa facciamo volta vedere anche quella dell'Inter. La facciamo vedere dell'Inter. Quando Jesus, che era un ottimo giocatore, sì, ottimo giocatore, giocava all'Inter. Questo è stato, l'abbiamo rubato alla Lazio. Il nostro amico Giorgio ci aveva tirato le orecchie. Keita. Keita, un buon giocatore, l'Inter non ci ha dato, secondo me, il peso giusto, perché è un buon giocatore, Keita, sì. Adesso stiamo cercando di rubare qualcun altro alla Lazio, stiamo che non cercando... è quello che vorresti tu, ma... No. È Correa, vedremo Correa, un po' come andrà a finire. Ma Correa è buono, venisse all'Inter, a me piacerebbe, è giovane. Sì, anche dovrebbe avere 2 anni in più di me. Il nostro amico Sergei. Ti piacerebbe di più? Mi piacerebbe. Questo è un simpatico ragazzo, anche se era gobbo e poi è passato all'Inter. È passato all'Inter, poi a Samoa. Simpatico, educato, discreto, anche secondo me, anche questo giocatore. L'Inter ci ha dato poco peso, ma a me piaceva. Te, Matte? Sì, ci stava, discreto, infatti, come hai detto te. Adesso passiamo alle ultime 3 magliette, che sono giocatori che giocano... Che ancora oggi giocano... Speriamo di non venderli, perché è un disastro quest'anno. Infatti, Li vendiamo. No, non gufiamo, altrimenti poi... Questo non è assolutamente da vendere. Skriniar. Bravo, ottimo giocatore. Sì. Ora, il bomber che ci è rimasto, speriamo che faccia un po' più di gol. Lautaro Martinez. Che ogni tanto viene fuori qualche voce, Lautaro via, però speriamo di no, insomma. No, mi hanno già dato via Lukaku. E Hakimi. Che questo adesso dovrebbe arrivare questo Dumfries, come si chiama ma lui? Ma non lo so, preferisco Correa sì, mi piace. No, dovrebbero arrivare entrambi. Staremo a vedere. Se arriviamo Correa, Giorgio ci maledirà. Ecco. Ci scriverà dal Costa Rica e ci dà delle mazzate. E per finire, Barella. L'ultima è questo qui. Campione d'Europa. È campione d'Europa, non scherziamo. È anche l'ultima maglietta che abbiamo dato, perché poi è successo... Che ci hanno dato. Che ti hanno dato, Barella. Era il 26-10-2019, Inter 2, Parma 2, e Barella ti ha dato la maglietta dopo la partita. Che poi forse non sapete, ma è successa una pandemia, che anche io non so se ne sono al corrente, di chi
ci ascolta. Ma penso proprio di sì, purtroppo. E hanno chiuso tutti gli stadi. Speriamo di riuscire già al 21 essere... a tornare presto. Questa è l'ultima maglietta. Io sinceramente, penso anche tu, che speri di essere già al 21 a vedere Inter. Io spero di riuscirci ad andare, sì. Anch'io. E magari, perché no, riuscire già a portare qualche maglietta. E chi lo sa. Staremo a vedere. Mi spiace solo che te l'aveva promesso Lukaku, adesso se n'è andato, ci ha rimasti fregati. Chissà che non avremo quella del Chelsea. Chissà che non avremo quella del Chelsea. Bene. Ok. Bene, quindi vi salutiamo e speriamo che avremo presto 10 magliette nuove da farvi vedere, però immagino che se ne parlerà più avanti, ben che vada a fine campionato. Vedremo, quello che sarà sarà, ma ci faremo sentire ancora durante il campionato. Assolutamente sì, abbiamo già, innanzitutto venerdì prossimo comunque ci vediamo con un video, delle foto degli allenatori e di anche alcuni giocatori, non so se... Sì, vediamo un po' di foto. Vogliamo far vedere anche i palloni. Abbiamo tutti gli allenatori dell'Inter. Mourinho, un po' di belle anche foto, i palloni li facciamo vedere. Anche i palloni, certo. E infatti, li facciamo vedere, certo che sì. E poi comunque abbiamo, ne parlavamo proprio pochi minuti prima di fare il video, abbiamo già un'idea su come proseguire comunque anche la parte calcistica del mio cane, ma per adesso non la spoileriamo, ve la spoileriamo poi quando sarà il momento. Spoileriamo. Tu questi parola. Termini non li usi. No. Sono termini da giovani. Cosa vuoi dire? Che sono vecchio. Ma leggermente. Leggermente. La diciamo, quella la spoileriamo, la tua età? Dai. 58 anni. E via, spoilerata. E io ne ho qualcuno in meno, 25 tra poco più di un mese. Per cui... c'è una bella differenza. Bene, dai. Allora. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Prima di salutarvi e prima di ricordarvi le solite cose, devo darvi purtroppo una brutta notizia sulla compilation di domenica. Anche la compilation che caricheremo domenica ha un pezzo protetto da copyright. E in questo caso mi spiace ancora di più di quanto mi è spiaciuto domenica scorsa. Cioè, perché mi spiacerà a prescindere per tutte quelle compilation che dovremo mettere Monche, se ce ne saranno altre, quindi con anche solo un pezzo protetto da copyright. Ma per questa mi spiace mille volte tanto perché è la mia preferita e l'hai sempre stata fin da quando ero piccolo. Per cui non poterla mettere al completo mi spiace veramente tanto. Però piuttosto che non metterla, ovviamente la metto Monca, che devo dire? La spoileriamo. Non c'entra nulla. Vabbè, non lo so, a me andava di dirlo. La cosa che abbiamo spoilerato, che vi ho spoilerato, è il fatto che la compilation sarà Monca. Purtroppo non è dipeso da me, ma è dipeso da chi ha deciso di proteggere la traccia 8, perché si tratta della traccia 8, Kranjer da Discotech degli Alcazar, con il copyright. Nulla. Se vi ricordate, domenica scorsa ve l'ho anche scritto nella descrizione del video, era la traccia 19, protetta da copyright in quel caso. Va bene, noi vi salutiamo e ci vediamo quindi, domenica ci sarà la compilation, ad ogni modo, anche se Monca, e con mio padre ci vedremo venerdì prossimo per appunto queste foto degli allenatori dell'Inter. E anche noi vogliamo far vedere anche la foto con Allegri, quella con dovremmo avere qualcuno anche non dell'Inter, magari facciamo vedere i palloni, quelli dell'Inter e i palloni, poi quelle con tutti gli altri, le altre non foto, dell'Inter, non almeno l'Inter. Insomma, facciamo anche un video in più. Ok, perfetto. E nulla, ciao da MM8 e da Claudio. Ciao a tutti.